I fatti risalgono al 2018, ma si appresta a volgere al termine solo ora la vicenda che riguarda un collaboratore di una nota azienda orafa vicentina, la Luxor Preziosi, con sede a Bassano, defraudata di componenti d'oro in lavorazione con danno superiore ai 300.000 euro. Fatto di cronaca già noto, su cui in questi giorni si aggiunge il carico della Guardia di Finanza che ha denunciato il presunto responsabile del furto dopo un controllo ai fini di verifica fiscale legato ai ricavi non dichiarati dall'attività criminosa. In pratica, se l'indagato aveva commercializzato tutto il materiale prezioso precedentemente rubato, lo aveva fatto in nero senza dichiarare alcun compenso derivanti dall'attività illecita. Per RM, 47enne cittadino italiano residente a Romano De Zellino, all'accusa di furto si aggiungono anche nuovi guai sul piano dell'erario. Si tratta di un operatore di fiducia con nel 2018 collaborava con l'azienda Orafa. Nell'arco di circa 7 mesi, da metà giugno ai primi di dicembre di quell'anno in esame, secondo la tesi accusatoria mossa dagli inquirenti, il collaboratore disonesto era riuscito ad appropriarsi indebitamente di materiale prezioso, mettendo in tasca oltre 9 kg d'oro. Per la precisione, catenine semilavorate, oro puro in piastra, scortati dal banco lavoro. Reato da codice penale che, oltre a valergli un controvalore stimato di circa 320.000 euro ai danni dell'azienda, gli è costata una denuncia e una macchia nel suo curriculum di lavoratore orafo, di cui difficilmente riuscirà a difendersi. Dopo gli approfondimenti posti in essere e conclusi dalle Fiamme Gialle, lo scorso 31 maggio il Tribunale di Vicenza ha ritenuto di non procedere con il sequestro preventivo delle sostanze in capo all'indagato.